Ragazzi, vi relaziono della chiacchierata che abbiamo avuto col sindaco e con la dottoressa Vavassori, che è la responsabile degli uffici del commercio, delle attività produttive. Il sindaco è irrimovibile su quella che è la decisione del Consiglio Comunale, che lui ritiene che lui è disponibile se non facciamo il ricorso al TAR, perciò se non andiamo a livello legale, di aprire una trattativa solo per valutare le migliorie che potete avere voi come ambulanti, però con lo spostamento in via Spino e in piazza degli Alpini. Assolutamente. Allora, io mi ero ripromesso che mi sono lasciato con vado fuori, darò voce a quello che abbiamo detto nell'incontro, relaziono gli ambulanti e poi decidiamo cosa fare. Allora, uno, trattare col comune però con lo spostamento nei due piazzali? No. Siamo qui per protestare perché siamo contro lo spostamento del mercato e niente, stiamo facendo valere i nostri diritti. La mia licenza è vecchissima, mio padre nel 1954 fa l'ambulante, io faccio l'ambulante, i miei fratelli fanno gli ambulanti e credo che sia importante lottare per il mio posto di lavoro, perché dietro la mia bancarella c'è la mia famiglia, il mio passato, la mia storia, il mio presente e spero il mio futuro. Perché bisogna spostare da un quartiere popolare quello che per noi è un servizio che diamo alle persone anziane soprattutto. La motivazione è che ci vogliono spostare dal mercato di Malpensata e per noi è il nostro lavoro, è la nostra fonte di guadagno. Se ci mandano in via Spino non ci guadagniamo niente, siamo là sulla superstrada, sull'autostrada e basta, non ci sono case, non ci sono persone che vengono, gli anziani specialmente, che noi abbiamo a fare con loro. Poi neanche un bar, non ci sono i bagni, non c'è niente lì, poi ci sono le ditte, gli artigiani che hanno le ditte non ci vogliono e hanno ragione, perché è il loro lavoro anche per loro. Ci sono delle industrie, delle fabbriche, degli artigiani, anche loro non sono concordi nel portare il mercato lì per problemi logistici che potranno venire a creare. E poi perché il mercato è nato lì, insomma, è la storia, il mercato non è solo una compravendita, un luogo di incontro, una piazza, insomma, un incontro di persone, di umanità. Anche la clientela non vuole andare, no. La clientela non vuole spostarsi lì, perciò sinceramente più che oltre agli ambulanti che... Cioè è un guadagno per ogni ambulante, c'ha dietro una famiglia, c'ha dietro... Questo mercato ci rende, perciò funziona, e si guadagna, si lavora, ci buttate lì siamo morti, proprio è la fine, morti. Vi faccio un esempio, io faccio il mercato a Lodi il giovedì, e lì in centro Duomo, pensa che non ci fanno neanche i segni per non rovinare il pavimento, li fanno 4 giorni, il martedì, giovedì, sabato e domenica. Qua una giornata e anche mezza giornata, è una cosa esagerata, per me ci sta, la fine mezza giornata, un giorno a settimana non cambia niente, anzi la clientela è dispiaciuta, non vuole che il mercato si sposti, abbiamo raccolto un sacco di firme, io personalmente ho raccolto più di 150 persone, i miei clienti, non vogliono lo spostamento. Non c'è un cliente che è contento dello spostamento, ma neanche uno, ovviamente sono tutte persone anziane e che vedono lo spostamento come diciamo, la perdita di un lunedì mattina da fare per fare un giretto al mercato. E quindi noi non vogliamo andare là, in via Spino là ci manda a morire, è 65 anni che siamo lì, 65-64 anni, e lì non è solo un'occasione di lavoro, ma è anche un rapporto fra tutti, di tutte le etnie. Lì c'è l'Africa, c'è l'Asia, c'è il Sud America, ci sono
rapporti, non mi vengono più le parole, guarda. Questa manovra per lui porta consensi, perché spostando il mercato sposterebbe un problema tra virgolette, ma in automatico creerà dei problemi invece alla cittadinanza che vive in quel mercato ogni lunedì e sono contrari a questo spostamento. La seconda cosa è che vuole favorire dove c'è il gasometro, che stanno facendo il parcheggio con 3 milioni di spesa, e togliendo il parcheggio della Malpensata lavorerebbe il monopolio. Però noi abbiamo preparato già un ricorso al TAR tramite l'avvocato Bonomo, e praticamente venerdì verrà consegnato al TAR di Brescia, dove chiediamo la sospensiva della delibera, perché ci sono delle incongruenze, tipo lo smembramento del mercato in due tronconi e la perdita economica degli ambulanti. Perciò con questo ricorso al TAR che faremo sicuramente otterremo il blocco del trasferimento.